piena per il congresso provinciale della FABI di Novara. Ad affiancare oggi il coordinatore Mario Aina, il segretario generale aggiunto Mauro Bossola, ospite anche il sindaco Alessandro Canelli. Diversi gli argomenti trattati durante il dibattito del congresso di Novara, aperto dal coordinatore Mario Aina, che ha posto da subito attenzione al tema del rialzo dei tassi dei mutui e al problema dell'inflazione. La FABI ha spinto ancora una volta l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori a una profonda riflessione sugli effetti pratici derivanti dalle decisioni di politica monetaria, evidenziando gli effetti immediati sulle famiglie e sulle imprese, ponendo così sotto i riflettori le conseguenze di queste azioni, ha detto Aina, ricordando come la federazione, sotto la guida del segretario generale Lando Maiasi Leoni, abbia iniziato ad occuparsi ed andare in profondità anche di temi non strettamente sindacali. Una strategia precisa che ha definito Aina, iniziata già da diversi anni, che è finalizzata a trasformare profondamente e in maniera ampia e articolata il modo di interpretare la rappresentanza nello specifico ambito delle banche, ha sottolineato così il coordinatore della struttura. Quindi uno sguardo alle tematiche strettamente bancarie, dallo smart working alle pensioni commerciali, fino ad arrivare al tema della desertificazione bancaria. Noi abbiamo la fortuna di aver trovato un quadro sindacale adatto, che in questi momenti di trasformazione sarà più vicino ai colleghi anche umanamente, perché è importante tutelare al meglio il territorio, ma anche i colleghi, ha concluso Aina. Sul tema della desertificazione bancaria si è soffermato anche il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, che ha definito gli sportelli bancari l'infa vitale del territorio. Lo sportello bancario, oltre alle attività di routine che voi svolgete, è un punto di riferimento per tutti i cittadini, dal panettiere al pensionato che rischia così l'isolamento se non riesce ad essere al passo con il cambiamento e l'innovazione tecnologica. Bisogna fare qualcosa per interrompere questo processo di desertificazione, ha detto così il primo cittadino. Al segretario generale, aggiunto Mauro Bossola, il compito di entrare nel merito del nuovo del contratto nazionale del lavoro. Ci troviamo a rinnovare il contratto nel bel mezzo di un aumento generalizzato dei prezzi e di una guerra causata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, guerra che purtroppo non accenna ad estinguersi. Il facile ottimismo che dice che l'inflazione sia destinata a scendere va confrontato in realtà con la reale evoluzione del quadro inflattivo, ha detto Bossola. Poi c'è stato un passaggio sullo smart working e così si è espresso il segretario generale aggiunto. Sarà necessaria una più ampia consapevolezza dei bancari del momento decisivo che stiamo attraversando, sia sul lato economico delle richieste che a difesa dei diritti della categoria. Troppo spesso si è speculato sulla complessità del lavoro vita lavoro per far cadere dall'alto come vere e proprie concessioni quelle che dovrebbero essere dei diritti, come nel caso dello smart working, che va garantito e regolamentato perché non si trasformi così in una trappola. Il congresso è proseguito poi con il dibattito dei presenti e le elezioni del nuovo direttivo. Bene, come segreteria della FABI di Novara e VCO auspichiamo che la desertificazione bancaria, visto anche l'arrivo del nostro sindaco sul nostro territorio, possa diminuire, anche se non è detto che sia così, visto certi piani industriali di certi beni. Ma noi abbiamo visto sul nostro territorio davvero uno spopolamento e noi, essendo una, come posso dire, una zona di periferia, noi le direzioni centrali che avevamo una volta, della ex Popolare d'Intra e della Popolare di Novara, si sono molto snellite. Oggi passare lì davanti sembra il deserto dei Tartari, da come sono state ridotte. Detto questo, noi auspichiamo che si riesca a trovare una soluzione per ridurre al massimo questa, come dire, impoverimento bancario, perché per il nostro territorio è sacrosanto. E noi abbiamo una fortuna che in questo periodo siamo riusciti anche a trovare un quadro sindacale adatto, che in questi momenti di trasformazione staranno sempre più vicini ai colleghi, anche umanamente, perché dobbiamo tutelare al meglio il territorio, ma i colleghi. E questo per noi è fondamentale, perché noi siamo la FABI.